Non c'è che dire, l'ereditiera più capricciosa del mondo pensa in grande, anzi in grandissimo. Per una vacanza da mille e una notte con i suoi oltre 1000 amici ha intenzione di prenotare una nave, ma non una barchetta qualsiasi, ma la nave che avrebbe dovuto ospitare i grandi della Terra, la più bella casa galleggiante del mondo, come ha scritto il New York Times. Paris Hilton non bada a spese, è risaputo, e la MSC Fantasia è alta 23 piani, è lunga 333 metri, è larga 66 metri, conta 450.000 metri quadrati di lusso dal sapore medio orientale. Oltre 1000 le persone dell'equipaggio, 107 suite, 99 delle quali a prua. Secondo il periodico rosa americano Metropolitan Post, Paris Hilton ha intenzione di festeggiare proprio su questa nave il Capodanno del 2010, trasformandolo in un evento che resterà nella storia. Ma, raccontano i soliti pettegoli, poiché non intende mischiarsi con il volgo dei croceristi, vuole la nave tutta per sé, riservandola per una decina di giorni a cavallo fra Natale e Capodanno. Qualcuno ha calcolato che uno scherzetto del genere costerebbe alla ricca ereditiera circa 2 milioni di euro, ma lei, ovviamente, su questo fronte non ha problemi.